Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, meglio non si poteva iniziare, meglio di così. Complimenti all'Italia, Italia che vince 3-0 all'Olimpico contro la Turchia di Çalhanoğlu. Il primo gol è stato un autogol di Demiral. Il difensore centrale della Juventus su cross di Barella, mi sembra. Il secondo gol è stato segnato da Immobile su una respinta un po' troppo corta del portiere loro. E il terzo gol è stato Insigne su un rinvio sbagliato sempre del loro portiere che è stato in questa partita un disastro, bisogna dirlo. Il primo tempo, sia il primo che il secondo tempo, ragazzi, sono stati un dominio totale dell'Italia. Il primo tempo c'era anche un rigore, secondo me, netto che l'arbitro olandese non ci ha dato. Ma è un arbitro che conosciamo, quelli che seguono come me un sacco di partite. È un arbitro che tende a rischiare pochissimo e soprattutto a tirare fuori meno cartellini possibili. Tant'è vero che la partita è finita con solo due ammonizioni, che fortunatamente non sono state nostre, sono state tutte della Turchia. E secondo me però la direzione è stata insufficiente, indipendentemente dal rigore. Poi cosa dire? Siamo stati un po' sfortunati perché all'inizio del secondo tempo è dovuto entrare di Lorenzo perché Florenzi si era fatto male e aveva la borsa del ghiaccio. Hanno detto si teme un infortunio muscolare e poi sul finale di partita anche Berardi si è fatto male, è stato subito sostituito, però quando l'hanno inquadrato dalla panchina mi sembrava abbastanza sereno, abbastanza tranquillo, quindi secondo me per quanto riguarda Berardi non è nulla di grave. Ora bisogna vedere per quanto riguarda Florenzi perché due giocatori in extremis hanno dovuto saltare l'europeo. Preferirei che non ce ne fosse anche un terzo perché altrimenti sarebbe un po' un problema. Detto questo, ragazzi, pensiamo alla prossima partita che sarà col Galles, in teoria la più abbordabile delle tre, che non mi ricordo più quando sarà ora, non mi ricordo il calendario. Comunque ragazzi, iscrivetevi tutti al canale, commentate, condividete perché quest'estate ci saranno tutti i video post partita, tutti i video post partita dell'Italia, mi raccomando. Ciao ragazzi, forza Milan, forza Italia. Ciao a tutti.